Durante la settimana ascoltate l'oroscopo giornaliero, quello quotidiano, ma nel fine settimana abbiamo l'appuntamento riservato all'oroscopo, la previsione, quella che riguarda la settimana completa, e parliamo di quella a cavallo tra aprile e maggio 2024, ovvero da lunedì 29 aprile fino a domenica 5 maggio 2024. Mimmo Mora Marco, e comincio velocemente con il primo segno. Abbiamo anche il voto astrale, come avviene ogni settimana, segno per segno. Ariete, che effetto fa scambiare Venere con Marte? Chiedetevelo, perché è ciò che accadrà al vostro segno nei prossimi giorni. Lunedì Venere vi abbandonerà, facendovi sentire un po' meno vicini al cuore di qualcuno, meno disposti ad adattarvi a certe situazioni in nome dell'armonia. Ma subito dopo, martedì, ecco che il vostro Marte farà la sua beata apparizione, colmando rapidamente di passione e di forza i vuoti appena lasciati da Venere. Vi percepirete più simili a voi stessi, più che mai intenzionati a riprendervi quegli spazi e quell'autonomia a cui avevate forse rinunciato da un po' di tempo. Sarete in vena di fantasie lunedì, prontissimi invece a discutere ogni cosa venerdì. Il voto astrale, amici dell'Ariete, per voi per questa nuova settimana in previsione è di 9. Toro, ci sono bei momenti cieli sotto i quali è bello stare, vivere e respirare. Al sole e a Giove ora si aggiungerà una bellissima Venere, pianeta che amate sopra ogni altro e che da lunedì sarà felicemente accanto a voi per regalarvi energia, bellezza, armonia. Dunque preparatevi a una settimana fatta apposta per farvi sentire bene, un tempo in cui qualcuno smetterà di pesare, lasciandovi tutto lo spazio necessario a vivere e a fare, concedendovi piccoli lussi e quei tempi molli che adorate vivere, indossare. Plutone intanto tace, smette di dire, e subito dubbi e sospetti non sono più un problema o un'abitudine. E il voto astrale per voi questa settimana è altissimo, al top 10. Gemelli, Marte cambia di dimora, decidendo un cambiamento nell'immediato anche per voi, perché dalla fretta del fare e dell'impegno passerete direttamente a un altro tipo di premura, decisamente più gradevole. Avrete infatti urgenza di pianificare, di progettare cose e realtà, forse perché già percepite dentro di voi i primi influssi di quel Giove in addirittura di arrivo. Ci metterete fantasia e passione, spostando spesso i pensieri verso dimensioni future, verso cose che devono arrivare. Venere intanto si nasconde, facendo diminuire gli spazi dedicati al divertimento, a tutto ciò che è piacevole. Mettetecela tutta, dimostrando chi siete questa settimana. Voto astrale per voi dei Gemelli e 7. Cancro, la nuova fretta del fare, frutto di un Marte che va di corsa, sembra stridere con l'inedita dolcezza di Venere, che da lunedì renderà decisamente comodi e gentili sogni e pensieri del Cancro. Per questo si tratterà di una settimana che avrà sempre qualcosa di interessante da dire, che si farà notare, perché niente sarà banale, normale, anonimo. E poi Plutone, che si fermerà, che smetterà cioè di dire e di confessare, facendovi subito incuriosire, rendendovi persino disposti a chiedere e a capire più del solito, perché adesso avete davvero bisogno di controllare ogni cosa, di capire che tutto succede sotto i vostri occhi e va così. Il voto astrale per voi, amici del Cancro, questa settimana è di 6. Leone, Venere e Marte vanno felicemente al loro posto, descrivendo un cielo molto più logico e ordinato. Gli effetti? Beh, se Venere vi restituirà un rapporto chiaro e diretto con la professione, aiutandovi a rendere di più, ecco che Marte accenderà volentieri in voi la voglia e la passione per le cose importanti, per tutto ciò che conta, che si faccia notare. Una settimana più efficiente, ma anche più intensa e impegnativa, un tempo che non vi concederà più alcun alibi e vi chiederà di fare sempre la vostra parte, senza nascondervi dietro le sottilissime ombre di stelle che pure sono luminose. Fate crescere la vibrazione. Voto astrale per voi, amici del Leone, 6. Vergine, in netto calo certe tensioni, quelle incomprensioni un po' nervose che Marte ha tenuto accese per molte settimane, ma che ora all'improvviso svaniscono, tornando in un cielo distante. In crescita invece le buone energie, grazie
scoprirà se una Venere tosta e amica ha quella naturale vocazione verso l'armonia che caratterizzerà questo tempo. Dunque un miglioramento, l'occasione per fare, per reagire senza paura di poter innervosire o contrariare qualcuno, perché ora tutto è più chiaro e anche condivisibile. Il voto astrale per voi della Vergine questa settimana è di 7. Bilancia, Venere e Marte si danno il cambio dall'opposizione, sostituendo velocemente interpreti e protagonisti del presente. Succederà cioè che smettiate improvvisamente di giudicarvi deboli ed esposti agli altri per convincervi del contrario, ovvero dei limiti e delle responsabilità di qualcuno all'interno di certe coppie, di relazioni e collaborazioni. Mercoledì non intestarditevi su realtà o dubbi che presto si dissolverebbero, dunque lasciate andare e non puntualizzate ogni cosa, anche perché poi qualcuno sarebbe perfettamente in grado di spiegare e voi non ci fareste una buona figura. Saggezza delle stelle. E il voto astrale per la Bilancia questa settimana è di 6. Scorpione, Venere entrerà in opposizione proprio da lunedì, dunque fin da subito, e la sua energia farà crescere il peso e la presenza di certe persone. Il suo aspetto potrebbe anche mettervi di fronte a certe realtà, a chi vi chiederà conto di cosa avete fatto, se siete stati capaci di rispettare alcune regole, alcune priorità o novità. Intanto Marte si nasconderà, rendendovi un po' meno passionali, meno disposti a giocare con tutto. Nel frattempo vi caricherete della dolcissima fantasia di Nettuno per poi diluire tutti quei pensieri o quelle energie che non fanno bene, che non aiutano. Anche stavolta saprete dunque proteggervi da tutto, ve la caverete come sempre. E il voto astrale bassino questa settimana per lo Scorpione in coda è di 5. Sagittario, Marte passa dalla vostra parte, passa all'elemento fuoco e subito si farà sentire, perché grazie al pianeta percepirete energie e passioni in netto aumento, qualcosa che renderà subito piacevole il momento, ricco di occasioni fatte di bellezza apposta per distrarvi un po'. Tanta energia che però verso venerdì si trasformerà in un sano coraggio, forse perché saprete andare oltre quei dubbi che Plutone inizierà a discutere, perché capirete che non ha senso aver paura del buio, perché non c'è niente da temere. Imboccate maggio cariche di idee e di buoni propositi, chissà che le stelle non vi concedano poi qualcosa di importante. Voto astrale per voi amici del Sagittario, un bell'otto. Capricorno, Venere e Marte si spostano e cambiano di segno, raccontando storie diverse tra loro ma che in fondo dicono la stessa cosa. Infatti Venere si dispone in comodo ma potente trigono e subito vi verrà naturale scorgere una bellezza spontanea, godere del presente e delle sue coccole, al contrario di Marte che smetterà di aggiungere forza e autorevolezza al vostro modo di dire e di apparire, in accordo proprio con Venere che, come detto, ora reclama dolcezza. Convertitevi quindi a un nuovo modo di fare, siate gentili e accoglienti con chi o cosa vi verrà incontro, solo così farete contente le stelle senza disturbare nessuno. Voto astrale per il Capricorno questa settimana è di 7. Acquario, ci sono momenti che ci impongono delle accelerazioni, che ci chiedono di reagire velocemente alle cose del presente. Venere scivola in quadratura, obbligandovi a guardare da vicino a cose e realtà intime e personali che avevate forse un po' accantonato, smesso di guardare, ma Marte dal sestile renderà veloci e urgenti le parole, quelle reazioni che indicano che avete capito, che avete scelto, deciso. Per questo la settimana avrà coraggio, avrà voglia di rimettere ogni cosa in discussione. Plutone nel frattempo si fermerà, mettendo in pausa certi processi, concedendovi il lusso dei pensieri che non dubitano, che non perdono tempo con strane questioni. Il voto astrale dell'Acquario questa settimana è di 7. E si chiude come sempre con i Pesci. Marte finalmente se ne va, lasciandovi del tempo per pensare, per perdervi tra idee e intuizioni, tutte da capire e da rimettere in ordine. Marte se ne va, ma non prima di aver incontrato Nettuno, di aver dato nuova forza e un po' di coraggio ai vostri sogni, alle vostre aspettative. Sarà bellissimo crederci. Intanto Venere si disporrà in potentissimo sestile, colorando di bello il vostro look, rendendo speciale tutto ciò che vivrete e indosserete, così da rendere semplici e spontanee certe relazioni, la magia di certi incontri. Il voto astrale per gli amici dei Pesci questa settimana è di 8. E abbiamo concluso con l'oroscopo settimanale con Mimmo Moramarco, a cura di Astrologando, anche per rendere trasparente quello che faccio, e a cura di Stefano Vighi, e lo trovate anche sul settimanale Marie Claire, su tutti i social e le piattaforme podcast.
ogni giorno con l'oroscopo quotidiano e fine settimana con la previsione settimanale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona settimana a tutti, noi ci risentiamo comunque domani per ripartire con la previsione quotidiana. Grazie ancora e un buon weekend a tutti.